Un aereo è appena decollato dall'aeroporto Olbia e diretto Roma-Fiumicino. È stato costretto a tornare in Sardegna, causa due bambini troppo vivaci e la madre che, invece calmarli, si sarebbe litigato con l'assistente volo. Il protagonista è un turista sudamericano che aveva trascorso le sue vacanze a Gallura e i suoi due figli di 2 e 4 anni. L'aereo avrebbe dovuto iniziare intorno alle 1700, ma ha sofferto di ritardo con 2 ore. I passeggeri, già stanchi per l'attesa, sono saliti a bordo e tra questi la madre con i due bambini. Durante il take-off i primi problemi avrebbero avuto sono stati registrati i minori. Secondo quanto riportato dal giornale, erano agitati e non volevano sedersi e fissare le cinture. Una hostess si avvicinò alla donna e avrebbe cercato di spiegare che doveva convincere i bambini a rispettare le regole di sicurezza. Sarebbe scoppiata una discussione. Secondo una versione che la polizia di confine sta controllando, il viaggiatore avrebbe lanciato il telefono contro l'assistente di volo anche se afferma che sarebbe caduta solo. L'aereo era già stato in volo per circa 20 minuti. La padrona di casa raccontava cosa era appena successo al comandante che aveva deciso di tornare all'aeroporto a Olbia. Il turista stavano aspettando gli agenti della polizia di confine che si occupano del caso. Il viaggiatore, che ha respinto tutte le accuse, ora rischia le sanzioni.